effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Ci troviamo a Como, questa è la cattedrale di Santa Maria Assunta. Qui vediamo la torre del Broletto che custodisce le 5 campane della cattedrale. Queste campane qualche anno fa sono state restaurate con un sapiente restauro che ha riportato le campane all'antico splendore e soprattutto ha rimesso in funzione anche la campana civica. Sentiamo il suono delle ore caratteristico. Ecco, e adesso ascolteremo varie suonate di questa cattedrale. Ascolteremo il suono del campanone che suona tutti i venerdì alle 3, il suono della campana civica che suona per l'Angelus, il suono della terza campana al momento delle ordinazioni, quando appunto si invoca lo Spirito Santo. Poi ascolteremo il suono della quinta, che è il suono del vespro della messa feriale. Poi le due piccole, suono della messa feriale, le tre piccole, suono della messa festiva, la seconda, terza e quinta, suono della messa capitolare, infine il plenum a quattro campane e poi in esclusiva, per l'arrivo del Cardinal Cantoni, ascolteremo il plenum a cinque campane, quindi con anche la campana civica, suonata che si usa raramente, infatti è stato suonato quando Cardinal Cantoni fece l'ingresso da cardinale nella sua diocesi. Bene, a presto e un saluto da Campanaro 29.
presso quest'altare è conservata la vecchia quinta campana del concerto della cattedrale di nota, sì, qui vediamo le informazioni, piccola vecchia, C3, fusa da Francesco Comolli. Thank you.
Torre. Questa maglia, nel mese di agosto non c'è neanche un giorno delle ferie che fa.